giusto la mattina del primo marzo, quando ci siamo poi tutti alzati, ci siamo resi conto che o c'era lo sciopero dei Neturbini oppure qualcosa stava succedendo in città. Poi, facendo mente locale, durante la giornata siamo tutti resi conto che c'era questa novità del cambiamento della raccolta differenziata, e subito, non solo io, ma penso mezza Monza, di tutti i colori, di tutte di qualsiasi pensiero, abbiamo detto ma così la cosa non funziona. Personalmente il fatto di aver iniziato per prima a organizzare questa cosa è una pura casualità, e ci tengo a ribadirlo, per cui ho sì organizzato, ma con l'intento che chiunque su questa piazza a quest'ora e questo giorno avesse qualcosa da dire potesse venire a dirlo, in modo che chi non è contento del sacco rosso, ok, sappiamo e apprezziamo che il comune sia corso un po' ai ripari adottando queste modifiche, diciamo, nel corso dell'anno, quindi propongono le tre dimensioni del sacco rosso, contenti per carità, propongono l'allungamento dell'orario in tutta la città, mentre nel centro francamente mi sono persa su tutti gli orari, questo cambia così, questo cos'ha. Comunque ognuno di noi ha qualcosa da dire, a partire da coloro che hanno un monolocale e non sanno dove mettersi questo benedetto sacco rosso di qualunque dimensione esso sia, e poi ci siamo domandati ma perché la gente deve continuare a mettere la roba nel sacco rosso grande così, quando la mia spazzatura è questa, quella che ho in una settimana. Per cui personalmente io sono 5 settimane col primo sacco rosso sul balcone, adesso non fa tanto caldo, ma quando farà più caldo avremo un delirio tra mosconi, schifezze varie, scarafaggi, topi, già banchettano i corvi durante la notte in strada, perché la maggior parte dei sacchetti che io vedo in giro nei bidoni della spazzatura, diciamo quelli cestini pubblici, sono pieni anche di sacchetti che prima non c'erano, voglio dire, perché nessuno, cioè uno che va fuori magari la sera col cane, col favore del tenebre, pianta lì il suo sacchettino e dice vabbè, ho risolto, questa settimana sono a posto. E questa è una cosa. Poi anche il discorso dei bidoni, diciamo, ma perché ci sono stati tolti i bidoni quelli, e sono stati buttati al macero migliaia di bidoni che potevano sicuramente essere utilizzati ancora? Perché dobbiamo poi cambiare le abitudini? Quelle ok, si possono cambiare dell'esposizione dei rifiuti, ma non era più comodo comunque che passassero di notte come prima, per non avere comunque cumuli di spazzatura che si generano a tutte le ore del giorno e della notte in strada? E perché poi il vetro in un modo, la carta in un altro, un giorno per la carta invece che due? Noi ci troviamo, personalmente nel mio condominio c'è l'anarchia, diciamo, più totale, perché di sotto, mentre prima era tutto bello, organizzato, preciso, perfetto, adesso c'è un casino, vedi quelli che hanno il sacco rosso che lo mettono, quelli che ce l'hanno mezzo vuoto, quelli che vanno giù col sacchettino e non sai di chi è, te lo devi tenere lì perché cosa fai? Lo metti nel tuo? Ce n'è uno del condominio? Boh, poi tanta gente, vedo su Facebook commenti di tutti i generi, ma la maggior parte della gente, va bene, ci sarà stata questa comunicazione del libricino così, però a parte che non so quanti l'hanno letto fino in fondo, perché dai commenti che comunque leggo quotidianamente su Facebook c'è un botto di gente che non ha capito niente, che non sa cosa deve fare questi sacchi, che non sa cosa deve fare con la carta, con la plastica, con questo e con quello. Noi siamo assolutamente convinti che vada fatta la differenziata, vada fatta bene. La prova è che io personalmente, io, ma tutti quelli che ho sentito finora, ne abbiamo pochissimo di rosso, di nero, scusate, e il fatto che ce ne sia poco vuol dire che la raccolta è fatta bene in un certo senso.